acciaio, lasciare ad essiccare su una morsa così. Un pizzico di led e poi ragù d'ingranaggio, e quante idee si accendono qui. Maker Chef, ricette digitali, Maker Chef, poi cuci, salta, tagli, accendi. Maker Chef, ricette digitali, Maker Chef, Maker Chef. Benvenuti a questa nuova puntata di Maker Chef ricette digitali. Vediamo di cosa parleremo oggi. ROV, sottomarino da ricognizione per grandi profondità. Si tratta di un ROV subacqueo, progettato per grandi profondità. Lo scafo è progettato per resistere ad almeno 120 bar, pressione idrostatica che troviamo a ben 1200 metri sott'acqua. Viene controllato tramite cavo in fibra ottica, può servire per ricognizioni, ispezioni e ricerche, lotta all'inquinamento e molto altro. Facciamo entrare quindi un grande inventore, come nella scorsa puntata abbiamo qui Gali. Nome d'arte del nome esteso reale Gali Leo. Sì, beh. Benvenuto. Gli amici mi chiamano Leo, però insomma per tutti sono Galileo. Galileo, benvenuto. Gali. Siamo qui per parlare di questo ROV sottomarino da ricognizione per grandi profondità. Lo scafo è progettato per resistere ad almeno 120 bar. Questo è incredibile. Cioè io di solito dopo il terzo bar sono già abbastanza distrutto, ecco. Cioè 120 bar è un lavoro importante. Voi chiedetegli qualcosa e lui l'ha già inventata, l'ha fatta, l'ha costruita, l'ha rimodificata e l'ha reinventata probabilmente un paio di volte. Quindi, ragazzi, con lui veramente me lo dovete trattare come l'eccellenza. Dedico il mio tempo libero alla tecnologia. Tecnologia che comunque spazia in diversi settori. Voi vedete qua un robottino che ha una storia, robot che è stato costruito negli anni 80, forse anche prima, quando è uscito Guerre Stellari. E dopo questo ne sono nati altri, vari esperimenti in diversi settori, fra cui razzomodellismo, missilistica, e adesso sono arrivato a proporre al Make Fair quel ROV che potete vedere. È un sottomarino comandato via fibra ottica, è nato da una sorta di scommessa. Carlo mi ha detto: guarda, esiste un pozzo in Italia, un pozzo inesplorato che probabilmente contiene reperti etruschi e nessuno è stato in grado finora di arrivare sul fondo, perché i ROV professionali o sono troppo ingombranti o sono troppo costosi, tipo quelli usati sulle piattaforme petrolifere. E ci hanno provato i vigili del fuoco con il loro ROV, che oltre i 300 metri, 350 metri, non poteva andare. Ho raccolto la sfida e mi sono dedicato in circa 6 mesi alla costruzione di questo ROV, in grado, almeno sulla carta, perché naturalmente non è stato ancora collaudato, di arrivare a 1200-1500 metri di profondità a livello strutturale. Al terzo bar, terzo quindi bar, Gali cede, non arriva a 120, cioè no, difficile. Cioè mia sorella che tiene, e mia sorella tiene tantissimo, arriva. Ha una foto per far vedere ai nostri ascoltatori. Sì, mia sorella, cioè stiamo parlando di Galilei. Bellissimo. Galilei, mia sorella. Galilei. Cioè, sì. No, davvero, è avantissimo mia sorella, anche come inventrice. Lei inventando arriva al quinto sesto bar, non di più, cioè non c'è di più. Tanto c'è 120, c'è proprio una roba incredibile. 120 in una sera sola. Vediamo quindi di cosa parliamo nella realtà da questo piccolo inserto dal Maker Faire. Se uno va a vedere i particolari troverà che è fatto quasi tutto con materiali di recupero. Lo scafo ad esempio è una bombola da sub scaduta. I galleggianti che danno l'assetto al sistema sono degli estintori scaduti. I telai sono pezzi di acciaio inox recuperati e così anche i motori, ad esempio i thruster, sono fatti con vecchi trapani a batteria buttati nella discarica. Lei ha mai avuto a che fare, signor Galileo, con un rover sottomarino? Beh, è per caso mai riuscito a mettere in pratica questa invenzione? Premetto, comunque il mondo dell'invenzione giungla. È una giungla, sì. È una giungla. Allora, cosa ho fatto? Sono andato da mio padre, papà, sì. Ali Gali. Ali Gali, ricordiamo.
che ha inventato tanti, che ha inventato tanti balli, ce l'ha già legali, detto. Allegali. Allegali. Perché mio papà è un rover. Veramente? Mio papà è un rover. Allora ho detto, papà, butta le chiavi. Sì. Ho preso le chiavi del rover e sono, cioè, ho detto, sottomarino, beh, chi meglio di noi? Abbiamo il lago di Garda vicino. Quindi ha portato un rover, Sul lago di Garda. Scusi, ma che tipo di rover? Range Rover, cioè è rimasto, cioè, non è proprio Range Rover. Range Rover è rimasto sul fondo subito del lago di Garda. E Range Rover adesso arrivano i turisti perché abbiamo messo OEO Range Rover sotto marino, lì 2 metri sotto acqua. Questo significa che con mezzi relativamente poco costosi è possibile ottenere dei risultati funzionanti. E 6 mesi non è che sia un tempo tanto lungo, diciamo, e neanche tanto breve. Diciamo che è il tempo giusto se uno ha la motivazione per farlo, lo stimolo per farlo. Qual è stata la sua reazione quando ha visto il Range Rover finire sott'acqua? Mentre stava scendendo. Cosa ha fatto? Piano, sì. Così, cioè, ho lasciato il freno a mano e lo discendeva. E io, guardandolo, ho esclamato: managgia. Tutto è nato dalla condivisione delle idee e delle esperienze, e grazie a Internet. Internet è diventata la fonte per eccellenza di informazioni di qualsiasi genere. Anch'io, naturalmente, non ho lo scibile totale, mi documento in continuazione su Internet, dove si trova praticamente di tutto, ma sto parlando di non informazioni grossolane o da verificare. Vi faccio un esempio. Prima ho detto che la bombola tiene una pressione di 150 bar, 1500 metri, e non è un'affermazione casuale, è stata fatta tramite una simulazione FEM con gli elementi finiti, e Carlo saprebbe sicuramente entrare nei dettagli in questo, dove mi dice che quel determinato materiale con quella determinata forma a quella pressione resiste tranquillamente. Perciò c'è una base scientifica, anche se non di mia competenza, ma l'ho risolta grazie all'esperienza altrui condivisa su Internet. Ma il mondo degli inventori è una giungla. È una giungla. Cosa succede quando lei scopre che un'invenzione esiste già, o quando non riesce a portare a termine un suo progetto? Comunichiamolo ai novelli inventori. Beh, fratello, in questa giungla bisogna proteggersi. Certo. Cioè, noi dobbiamo proteggerci. Allora io ho inventato questa cosa, che nel momento della frustrazione, cioè quando sento che un altro ha già inventato una cosa che avrei inventato anch'io, mi metto questo e supero, non ci penso più, e questa cosa passa. E questo come si chiama questa invenzione? Scialla, si chiama scialla. Ed è quello che consiglio di fare a tutti i ragazzini, soprattutto che non conoscono, che non hanno le idee chiare su cosa fare domani, se si sentono attratti dalla tecnologia o sono curiosi di sapere come qualcosa funziona, se li beccate a rompere un giocattolo è perché vogliono capire come è stato fatto. Cercate di coltivare queste passioni perché possono cambiare la vita dei vostri figli. Mia nonna Gali, anche famiglia Gali, come si chiamava? Era d'origine romana, perché anche una parte è arrivata da Roma, si chiama Gali Mortacci. E lei aveva questa cosa che quando rimaneva male per un qualsiasi discorso in questa giungla, che è la vita, che è anche la vita degli inventori, certo. Lei metteva questo addosso e non ci pensava più. E diceva scialla. Scialla, si chiama scialla. Scialla, si chiama scialla. Benissimo questa invenzione della scialla, della nonna Gali Mortacci. Certo. Noi speriamo che Gali non torni mai più qua nella nostra trasmissione. Ci vediamo alla prossima puntata di Maker Chef, ricette digitali. 2 grammi di silicio, 4 pezzi d'acciaio, lasciare adessiccare su una morsa così, un pizzico di led e poi ragù di ingranaggio, e quante idee si accendono qui. Maker Chef, ricette digitali, Maker Chef,
poi cuci, salta, tagli, accendi il Maker Chef. Ricette digitali, Maker Chef, Maker Chef.